ingegno del mio amico. Ma salve, al burbero, dice... ma chi sono queste due splendide girls che hai, una alla tua destra e una alla tua sinistra? Insomma, sono Francesca e Loredana, o Loredana e Francesca? Come preferite? Le uguali? Di età, Loredana e Francesca. Ah, la più giovane e la più anziana. Allora, siete qui al burbero a fare che? Magari la gente non lo sa, con chi inizio? Lei. Amblin Blancia, la lince la lancia qua. Non mi hai fatto anche. La conosci Amblin Blancia? No, è più roba. No, è roba d'altri tempi. D'altri tempi. Ora che c'è per. E ora non lo so, ormai ora è passato un po' di tempo anche per me. Eh? Ora c'è il computer e basta. Il computer, è vero. Sì, 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 però qualcuno ancora. Pame, pame, pame. Ah, quello sì, quello. Uno, due, no, manco quello. Noi siamo vecchi. Pimpili pompi, cioè, te lo ricordi? Sì, ti ricordi? Tappetta Perugia, non mi veniva, che veniva più Assisi e altre Perugia invece. Perugia. Era così, vabbè, basta. Madonna, allora, Madonna. Comincio con Loredana. Loredana, sì. Insomma, karaoke. Sì. Che tipo di serata è questa? Beh, questa è una serata in musica, come vedete facciamo un po' di piano bar. E poi faremo un po' di karaoke e poi un po' di latinoamericano. Ah, anche il latinoamericano. Certo, come che no. Bello, il latinoamericano. Greco ortodosso? No, niente. Austro-ungarico? Austro-ungarico ci stiamo attrezzando, ma no. Che l'austro-ungarico è difficile. Quello anche lì lo fanno pochi. Bisogna trovare gli animatori, quelli giusti, eh. Austro-ungarici, quelli certo livello. Alti con i baffi, eccetera. I baffi, non ci siamo ancora per i baffi. No. Fatti no. Da poco. L'ho fatto. No, quando, è vero, quando voi che donne che andate a fare il karaoke, sì, insomma, no, dovete non per, dirle no. Queste cose. Non noi invece a barba dobbiamo farci sedere. Non ne abbiamo. No, no, ma è giusto, è giusto. E sarebbe veramente una scortesia nei confronti di andare con i baffi a fare diciamo, il karaoke eccetera, voglio dire. È la prima volta immagino che vengo qui? Non è la prima volta, ci sono ecco. Già stata con degli amici ad una cena, mi è piaciuto molto il posto e poi ho conosciuto il proprietario, una persona molto simpatica. E niente, adesso a ci troviamo qui. Del nome, no? E infatti, infatti, io sono venuta apposta perché ho letto il nome e dico, ma non è possibile, andiamo a vedere questo burbero com'è, e in effetti non è burbero. Il simpatico dovevano chiamarlo infatti, questo locale, invece, sì. Tu prima volta o sei venuta anche... Prima volta, per me posso dire che oltre al fatto che il proprietario è molto simpatico, si mangia anche molto bene. Infatti abbiamo assaggiato un primo ottimo, abbiamo fatto i complimenti allo chef perché è veramente bravo. Cosa hai mangiato? Abbiamo mangiato gnocchetti con... melanzane, salsiccia e funghi porcini. Buoni, 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 davvero. Venite ad assaggiare. No, anch'io dopo, stesso, no, pure io dopo ci do uno sguardo perché dobbiamo farlo proprio perché... Cioè, capito? No, anche se faccio per dire no, dici no, no, dobbiamo per forza, perché proprio il mestiere che facciamo. Certo, è una bisogna cosa, mangiare, assaggiare per forza, sì. Perché la gente poi ci ferma per strada e dice, chiede. Ma scusa, ma a burbero come si mangia? E tu come bisogna fai? Dito se non è assaggiato, quindi è proprio un sacrificio che lo devi fare. Che devo fare? Insomma, sono quelle cose che nella vita ci tocca. Va bene, però almeno possiamo essere onesti nei confronti di chi ci chiede. Che si mangia bene. Che si mangia bene, se no si fa presto a dire si mangia bene al burbero. Quindi, allora, Loredana e Francesca qui al burbero, fra poco lo start di questa serata, si stanno un attimino riscaldando, magari ora li sentiremo anche cantare qualche cosina. Intanto vi lasciamo i nostri... Come dire, un nostro abbraccio, un nostro bacio, un saluto, un qualche cosa, che 10 euro. Ah no, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Allora, guardando in camera, passa alla storia con una frase. Non so. Ad maiora, e venite al burbero. Ad maiora è bella, però. Ad maiora, tu invece, vai, dagli. Che dico? Una frase. Vi aspettiamo tutti qui al burbero. In latino. Ah, non la so di in latino. No, mi metto in difficoltà. In latino com'è? Aspettamus. Poi la diciamo. Aspettamus. Quando verrete qui. Dillo tu, Dino, vai, tu sei bravo. Aspettamus. Sus burberam.
Bravo. Amen. 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 Alleluia. Ciao, vi aspettiamo al Burbero.